Buonasera a tutti. Allora, vabbè, a seguito della richiesta di qualche simpatizzante, vediamo a fare un po' di panoramica sul sistema GNU/Linux e annessi, per poi andare un po' sul terminale, capire anche, dando risposte anche a materie che ci aveva chieste, il discorso dei log del sistema. Quello che non tratteremo è quello riguardante la rete, perché la rete esula un po' da, cioè, una cosa standard. Allora, beh, ho preparato qualche slide, poi andremo casomai sul terminale e vediamo di fare qualcosa di pratico per spiegare ai simpatizzanti. Allora, parto un po' da distante per. Sperando che sia più chiaro l'argomento per chi entra in questo mondo di GNU/Linux. Allora, all'inizio era Unix. Unix è un sistema operativo portatile per computer inizialmente sviluppato da un gruppo di ricerca della Bell Laboratories. Cosa è successo? Richard Stallman, che era uno sviluppatore che lavorava alla Bell, concettualmente si è rifiutato di accettare la chiusura del codice e quindi di rendere proprietario il sistema Unix e ha deciso di scrivere da zero un sistema che fosse completamente aperto e accessibile. Perché continuiamo a parlare di questa cosa? Perché il discorso delle licenze fa cambiare fondamentalmente le cose, tutte le carte in tavola. Cosa ha scritto Stallman? Praticamente ha scritto il pacchetto GNU. Ok, e poi casomai vediamo un po' più approfonditamente. Da Unix. Beh, sono nate molte derivate, BSD, forse una delle più conosciute, e macOS. Beh, l'Apple praticamente ha preso un sistema BSD che ha una licenza diversa da GNU/Linux. La licenza BSD dice puoi prendere il software e farne quello che vuoi e anche chiudere praticamente il software, non lasciarlo aperto, ma renderlo anche chiuso. BSD lo consente ed è quello che praticamente ha fatto la Apple. Le licenze di GNU/Linux invece no, perché dicono che il software puoi prenderlo, copiarlo, modificarlo, ma devi renderlo disponibile sempre sotto la stessa licenza. Quindi deve essere sempre comunque libero e riutilizzabile. Questa è la grande differenza fra GNU/Linux e tutti gli altri sistemi operativi software in generale. Cos'è GNU? Beh, questo è il pacchetto che ha scritto in primis Stallman e colleghi. Sono una serie di programmi. Beh, vabbè, Emacs e GCC, forse qualcuno ha sentito parlare, comunque Emacs non è proprio un editor di testo, è considerato quasi un sistema operativo. E GCC è un compilatore, quello sicuramente l'avrete sentito nominare, e una serie di librerie, di utility indispensabili per il sistema operativo. Okay? Uno dei programmi è la shell. Ok, e pian piano adesso ci addentriamo per capire. La shell, che è detta anche interprete di comandi in informatica, è la parte di un sistema operativo che permette agli utenti di interagire con il sistema stesso, impartendo comandi e richiedendo l'avvio di altri programmi. Insieme al kernel costituiscono delle componenti principali di un sistema operativo. Beh, sotto ho messo anche i link, eventualmente se volete approfondire il discorso, poi le slide le caricheremo nel sito.
Perché le scelte? Perché uno degli argomenti richiesti era il terminale, la conoscenza del terminale. Okay. Stallman ha scritto la parte GNU, GNU sta per GNU is not Unix, cioè un po' un sistema così anche simpatico per dire che GNU non è Unix, però è una. Diciamo una copia scritta da lui, però il sistema è alla base è un Non mi Unix. fa niente, Okay. non mi fa Okay. Esatto. Allora, le shell. Cosa sono le shell? Allora, ci sono due tipi di shell. Ci sono shell testuali e ci sono shell grafiche. Allora, fra le shell testuali, nei sistemi operativi GNU/Linux abbiamo la Bash. Però ce ne sono anche delle altre. Ad esempio, mi sembra che Arch Linux di default credo abbia la Korn Shell, se non ricordo male. Comunque è un pacchetto, è un programma, basta installarlo e avviarlo. È un pacchetto come gli altri. Comunque è un pacchetto abbastanza importante perché è il pacchetto che si usa per gestire il sistema operativo. Però la shell grafica, ok, può essere ad esempio GNOME, può essere KDE. In macOS Finder, ma anche Windows, logicamente la sua shell grafica. Ma le shell a righe di comando non possono essere sostituite per la loro potenza e velocità d'uso, anche perché gli amministratori di sistema che fanno assistenza remota, ad esempio un server dall'altra parte del pianeta, per lo più non usano un sistema grafico, però aprono una shell all'interno del sistema server e da lì lo amministrano. Allora, caratteristiche di una shell testuale. E piano piano cerco di far capire il senso e l'importanza di questo strumento. Allora, la cronologia di comandi eseguiti o history, che permette di ripetere gli ultimi comandi digitati, completamento dei comandi, altra cosa importante che con Roberto abbiamo visto anche la settimana scorsa col tab, non so se ti ricordi col tab, i completamenti dei comandi, e job control che permette di avviare in background più programmi, sospenderli temporaneamente, killarli, ok. Adesso scorro via, poi quando andremo sul pratico, casomai ricordatemi che vi faccio vedere queste cose qua. Quindi, dove troviamo una shell? Nei sistemi GNU/Linux, ho detto che si chiama, cioè, c'è la Bash, ok. Allora, ci sono due modi. Uno aprendo il terminale, quindi se abbiamo X, il server X grafico, cioè la parte grafica che gestisce le finestre attiva come in tutti i computer in linea massima, basta aprire un programma che si chiama terminale o K console, ognuno ha il suo nome, comunque è un terminale, è un emulatore di terminale, oppure se avete un sistema GNU/Linux installato, premendo simultaneamente CTRL ALT, e ho sbagliato a scrivere, non è CTRL F1, ma è CTRL ALT F1, dall'F1 all'F7 sono 7 shell disponibili. Quindi potete avviare un processo su una, fate CTRL ALT F2, ne avviate un'altra, CTRL ALT F3. Sì, devo modificarlo, l'ho sbagliato a scrivere. Giusto? Confermi, no? Non posso farlo perché altrimenti mi si ferma lo screencast. Quindi abbiamo visto il senso della shell e dove la troviamo. Quando aprite una shell, beh, la prima cosa, se è una shell che trovate premendo CTRL ALT F1, F2, F3 fino a F7, vi domanda di loggarvi, ok? Quindi vi domanda il nome utente. O no, sì, no, sì, mi sembra di sì. Comunque, dovete logarvi come utente, quindi l'utente. Prima il nome utente, dopo la password. Esatto, vi domanda nome utente e password, quindi vi domanda di accedere al sistema se avete le credenziali di farlo. Ok?
Se invece aprite un terminale, essendo che siete già all'interno di una shell grafica, lui capisce già che siete l'utente Stefano, Roberto o Matteo, ok? Quindi avete un prompt davanti che un dollaro che vi segnala che siete utenti senza privilegi di amministrazione, non siete root, non siete amministratori. Se invece diventate root, il prompt, ecco, questo qua è un emulatore di terminale, aperto una shell grafica, di default vi trovate un dollaro davanti e vi dice che non avete diritti di amministrazione, quindi siete utenti, potete far partire un tot di programmi che non sono specifici per l'amministrazione, quindi potete ad esempio cancellare i vostri file, modificare le configurazioni che avete fatto del vostro utente, ma non potete manomettere i file di sistema, non potete installare i pacchetti, non potete fare operazioni di amministrazione del sistema. Per diventare amministratori dovete loggarvi come super user, come root, e quindi qui adesso, vabbè, ve lo dico un attimo, dipende un po' dal sistema operativo perché certi sistemi si basano usano il sudo e altri sistemi semplicemente scrivendo SU che sta per switch user, cioè cambio utente, ok? Io scrivo SU, switch user e se non metto niente, lui intende switchami in root, ok? Se invece voglio, ad esempio, ho tre utenti nel mio PC, ho Stefano, Roberto e Matteo, posso fare su Matteo e divento Matteo. Quindi il prompt diventa Matteo e posso dare i comandi come Matteo. Se faccio su Roberto, divento Roberto e ho i permessi e tutti i permessi sui file che sono legati alla politica che c'è nella distribuzione, ma quindi posso cancellare i file di Matteo, modificare i file di Matteo, ma non posso comunque fare operazioni di amministratore. Se non scrivo il nome utente, lascio solo su, quindi switch user, lui mi switcha in root. Ok. Certe distribuzioni come Ubuntu, Linux Mint, dall'ultima versione della 29 anche Fedora, usa sudo, quindi devo scrivere sudo. Scrivendo sudo, semplicemente io richiedo al sistema di loggarmi come root. Ok, quindi sudo su, mi domanda il password di amministratore. E adesso sono root perché il prompt è cambiato, mi presenta un cancelletto davanti e adesso sono amministratore. Quindi o faccio così oppure semplicemente scrivo sudo e do il comando. Ad esempio sudo e do il comando di installare un pacchetto. Lui mi domanda la password di amministratore, se la so sono root, se non la so vuol dire che non sono un super utente. Sì? Sì? Da quando entro in Bash, che mi dà tutto lo schermo, fa ritornare l'ambiente grafico. Sì, allora, ho detto che ci sono. Allora, prendendo Ctrl-Alt-F1, allora, ci sono sette shell. Una delle sette è grafica, una di quelle sette lì. Allora, ad esempio, Ubuntu, Debian usa la F7 e grafica. In Fedora è la F1 se non sbaglio, quindi fate Ctrl-Alt-F7 e tornate sull'ambiente grafico. Non si può uscire da questa finestra dandogli un Sì, comando. allora se scrivi esci, exit, esci, lui esce. Però per questo applicativo. No, no, esce dall'utente, tu ti sei loggato, scrivi ad esempio Claudio. Claudio ti domanda il password, entri. Ok, tu sei loggato all'interno del sistema perché prima sei fuori, è come una casa, è come entrare con la chiave, entro con la chiave, entro in casa. Tu sei Claudio.
Per il sistema sei Claudio, quindi tu puoi iniziare a fare qualcosa. Ok? Se fai exit, esci e quindi non sei più Claudio per il sistema e c'è il prompt che aspetta un comando. Io scusi, avevo integrato, ma Sì. poi Sei nell'ambiente in X, quindi sei nell'ambiente grafico. Ok, apri il terminale. aperto. Ok. Ctrl Alt. Ctrl F1 e Sì. entro schermo nero con i comandi. Esatto. Allora, cosa vuol dire? Quell'ambiente grafico dove è andato a finire? No, quell'ambiente grafico c'è ancora su un'altra delle 7 share che hai disponibile. Linee massima sono 7, Quindi però. altri devo trovare, devo ritornare in Prova a quella fare Ctrl Alt controversa. F7, F6, F5. Una di queste è quella grafica. F7. In pratica, se non ho capito male, ci Sì. sono sette contenitori, ognuno che può essere occupato da una shell, che può essere grafica o testuale. Allora. Esatto. Quindi se io mi sposto la mia shell grafica che apro all'inizio della sessione del programma, del sistema operativo, della sessione del PC, e voglio dare una shell testuale, faccio Ctrl Alt F1, vado nella OS2, dipende da dove ti è fatta questa grafica. Vado in una shell testuale e per tornare alla shell grafica devo fare Ctrl Alt il mio contenitore di partenza. Ok, adesso non ci sono più GC, se non Sei riuscito a capito. tornare sulla scheda grafica? Le provi tutte, F2, Ah, F3? ok. Scusa, quindi ognuno dovrebbe essere Com'è? una shell, un processo, ogni shell corrisponde a un Ogni processo. shell è un programma, è una shell aperta, quindi ne posso avere tante shell. Ma io posso avere, ad esempio, Sì, ma no, posso. per questo preciso domanda, ogni shell corrisponde a un processo Sì, dell'infrastruttura, quindi sicuramente. Ogni sì. shell è un processo. Poi ogni processo Se ha. uno cambia al tab, eccetera, cambia in realtà F1 e F2 e F3, è un cambio di processo. Sì, Sì. se, Secondo me se, dal punto di vista di sviluppo, comunque ogni shell, quando prende il controllo del processore facendo Alt coso F1, ha il controllo del processore e poi con il modificare vari programmi gestirà il coso. Quindi è un processore, diciamo, è più di un processo. Sì, E secondo me, cioè, cioè, ogni non shell dà la possibilità di lanciare un programma, un qualcosa, un processo, certo, quindi un ok? processo. Sono processi. Che poi il multithreading consenta di gestire molti processi simultaneamente, e è un'altra cosa, quello lo fa il sistema operativo. Ogni shell consente di dare un comando, di avviare qualcosa. Se può avere un senso entrare su una shell, avviare un comando, entrare su un'altra shell e dare un altro comando, se per uno ha un senso, sì. Dopo sempre se ci fai alla fine. Anche no, Ma anche scusa, se io apro il session code, no, ci sono due processi diversi. sì, ma allora sulla shell testuale non si aprono dei programmi grafici. Certo, faccio un esempio, Sì? diciamo. Sì? Io praticamente quando apro ho l'etichetta in basso sulla barra, sono Avvio un processi, programma. ognuno per la sua, Eh sì, si sicura. parlano, No, 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 no. eccetera. Le shell, diciamo, c'è una cosa analoga, sono dei programmi Sì, autonomi, sì. i quali poi Sì. faranno una divisione di tempi, se Sì, no, sì, sì. ognuno programma isolata, farà una Chiaro. shell, diciamo, in qualche modo si bilanciano Chiaro. Sì. i Sono tempi, processi sono processi. separati, su quello è sicuro. Sei riuscito? Perfetto. Allora, quindi abbiamo visto che abbiamo trovato la shell e sappiamo. Dimmi. Un'altra cosa, a differenza di un programma che io richiamo e apro, o di un emulatore di terminale, quando faccio F1, F2, F3, F4, eccetera, che mi si apre la shell vera e propria, quando io ritorno in un ambiente grafico con Ctrl Alt F7 o F1 che sia, per tornare in ambiente grafico, Sì. La la scena shell resta vera aperta. rimane È un aperta. In processo quel aperto. caso, come fai a chiuderle? Beh, Perché tu devi. non le vedi perché sei in ambiente grafico. No, devi riswitchare Ctrl Alt F2 o e fare exit o Ctrl D ed esci dal tuo esserti loggato. Ok. Se poi hai via. Quando il processo rimane in una fase, in una cosa precedente di non login, tipo in una fase di boot, no, di come si dice, di group per dire. No, 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 Vabbè, no, no, è un programma avviato. Allora, cerchiamo di dare un senso perché la shell è così importante.
Allora, abbiamo visto che con la shell possiamo dare dei comandi, ok? Che alla fine sono dei programmi da avviare. C'è una sintassi da rispettare, perché altrimenti la shell ti dà un errore e non ti lascia dare i comandi. La sintassi in linea massima è nome comando, opzioni argomento. In linea di massima perché può essere che ci sia solo nome comando, quindi io decido di far partire un pacchetto, un programma, ad esempio scrivo Firefox e batto invio, parte Firefox, niente di che. Ripeto, devo essere all'interno di una shell grafica con le finestre se voglio lanciare programmi grafici. Se sono all'interno di una shell testuale, come prima facendo CTRL ALT F2, 3 e avanti, posso lanciare solo programmi testuali, quindi ad esempio un editor di testo, ma che sia testuale, non ad esempio gedit, scusate, questo è gedit ad esempio, questo lo posso lanciare dall'ambiente grafico, ma non posso lanciarlo dall'ambiente testuale perché mi dice ho bisogno di un server X per aprire la finestra e funzionare. Altrimenti non si apre, però ci sono gli editor di testo, ad esempio Nano, che questo funziona anche sulle shell testuali. E questo è un editor di testo, poi casomai lo vedremo. Quindi, nome comando, opzioni argomento. Nome comando, semplicemente lancio un programma. Li chiamiamo comandi, ma sono programmi, quindi posso. Sì. Sì. Quando sono in una shell grafica, posso avere una piccola, non dico shell, ma comunque un piccolo terminale con cui posso mandare i comandi da quello piuttosto che cioè, volessi aprire Word piuttosto che cliccare, cioè Word, Impress o Writer, piuttosto che con cliccandoci sopra con il comandino che fa filo nel terminale, posso farlo? Sì. Ma come ad esempio io scrivo Firefox. Scusate, Firefox, se no, batto invio, si apre Firefox. Ok. Se, vabbè, adesso, dato che siamo qua, chiaramente se io lancio Firefox così, la shell mi resta impegnata. Ok, continua a darmi il log del programma e questo può essere molto utile, ad esempio, per vedere un errore. Quando un programma dà un errore, abbiamo dei problemi, la prima cosa da fare, ne abbiamo parlato anche con Roberto, è quella di lanciare il programma con la shell, con l'emulatore di terminale. I log dell'emulatore molto probabilmente ci dicono anche qual è il problema, perché ad esempio un'applicazione non parte o fa degli scherzi strani. Però il terminale mi resta occupato. Se lo voglio svincolare, basta mettere un eco marciale, scusate, un eco marciale dietro così e lancio Firefox, sì, però la shell, il terminale mi resta sganciato. Quindi Firefox è avviato, però posso anche dare dei comandi da terminale. Piccola digressione. Quindi, allora, la sintassi è nome comando, opzioni argomento. Nome comando abbiamo visto uno di tutti i pacchetti, i programmi che normalmente sono all'interno di user bin, cioè una directory della radice dove vanno tutti i binari avviabili. Le opzioni, quali sono? Beh, per le opzioni dobbiamo, o le conosciamo oppure dobbiamo informarci nel manuale del comando. Ad esempio, non so, ls è un piccolo programmino che fa il listato, è un po' il dir di Windows, diciamo, no? Fa la lista di tutte le directory che sono su quel punto del nodo lì. Se io faccio il man e quindi il manuale di ls, l'abbiamo già spiegato mille volte, comunque entro nel manuale
DLS, e queste qua sono le opzioni, quindi meno A, meno A maiuscolo, meno B, meno... ok. Ogni opzione aumenta le potenzialità o le specificità di quell'applicativo e ci fa fare qualcos'altro. Ad esempio, una delle cose che normalmente si danno è il meno L minuscolo, che è una lista, diciamo, un po' più dettagliata del comando ls. Quindi se faccio ls-l ho una lista dettagliata o altre informazioni oltre a sapere il nome dei directory e dei file che sono presenti nella directory, in questo caso la home. Ma questa cosa qua casomai la approfondiamo poi. Quindi le opzioni sono queste. Per sapere le opzioni dobbiamo leggere il manuale, se non sappiamo. Qual è l'argomento? Dipende dal programma, potrei dire, non so, rimuovi cosa, ecco, il cosa è l'argomento. Se io dico rimuovi il programma Pippo, RM è il pacchetto che fa la rimozione, RM spazio Pippo, ecco, in questo caso RM è il nome pacchetto, è il nome il nome comando. Non ci sono opzioni. E l'argomento è il nome del file. È abbastanza chiaro? Se ad esempio scrivo rm, come nell'esempio qua, rm-rf testo.txt, rm è il programma che mi cancella, che fa la rimozione. Meno rf sono due opzioni che posso dare anche insieme, ma possono darne anche 3, 4, 5, 6, tutte collegate. Posso fare meno r meno f testo, posso fare meno r f testo, si possono dare anche insieme. Queste rm è il nome del comando, meno rf sono due opzioni, quindi f sta per forza, forza è la rimozione, quindi anche se c'è un vincolo, ma lui dice vai avanti comunque. E meno R è in modo ricorsivo, ma basta guardare il manuale. Quindi ad esempio se ho una serie di directory e voglio cancellare in modo ricorsivo anche i file che ci sono nelle sottodirettory, quindi ho una cartella con un'altra cartella, un'altra cartella, un'altra cartella, se io dico cancella solo una cartella, lui mi dà un errore, mi dice no, non posso cancellare la cartella perché ha una serie di sottocartelle. Allora io gli dico meno RF, quindi in modo ricorsivo, e se c'è anche un allarme, quindi ti dice no, ma attento perché la cartella non è vuota, è piena, meno RF lui cancella comunque. Ok, ad esempio queste sono due opzioni, ma ce ne sono molte altre, basta leggere il manuale. Per il momento ci interessa più che altro capire il senso. Ok, quindi nome comando, opzioni argomento. Fin qua è abbastanza chiaro. Questa è un po' la prassi. Poi, ad esempio, ci possono essere molti argomenti, perché io posso dire testo, testo 1, testo 2, testo 3, testo 4, testo 5, e sono tutti argomenti, quindi li cancella tutti, RM-RF, testo 1, testo 2, testo 3, tutti gli argomenti che metto in cascata dopo, la bash capisce che sono argomenti e non sono, non so, opzioni o qualcos'altro, e quei nomi che ho messo me li cancella. Per fare due argomenti basta separare dallo spazio. Esatto. Se non c'è quel nome mi dà un messaggio di errore, dice testo.txt non esiste e quindi non posso cancellarlo. Però se esiste testo, testo 1, testo 2, testo 3, io li scrivo, lui li cancella. Ok, quindi questa è la sintassi. Oltre a questo, la bash può fare degli script, quindi al posto di dare dei comandi singoli a mano, quindi rm-rf testo, rm-rf testo 1, posso scriverli all'interno di un file, tutti i comandi che io do a mano li metto in sequenza all'interno di un file e diventa uno script. Oltre a quello che è una cosa abbastanza banale, diciamo, lo script bash la bash è un linguaggio di programmazione, quindi supporta gli if, supporta
tutti i cicli di programmazione degli altri linguaggi. Questo è un piccolo script che uso per convertire dei file, per creare le proxy in Shotcut, un programma di editing video. Quindi io lancio questo script qua e mi sono fatto che mi domando... Una macro? No, uno script. È più di una macro. È uno script, ok. Sì. Per scrivere, per fare uno script, sì. Quando faccio una riga, un comando di una riga, dopo quando lo invio non eseguo il comando. Allora per piccolo approfondimento. Allora, per fare uno script, intanto, per forza di cose, deve iniziare con cancelletto punto esclamativo slash bin slash bash. Ok, per forza. Poi il file può essere anche vuoto, però per essere uno script, essere interpretato come script, deve avere quella sintassi lì. L'ho scritto in piccolo perché, vabbè. Per forza, dopo di questa stringa, questa linea, puoi scrivere tutto quello che normalmente dai a mano. Bisogna digitare quel comando là, invio, e dopo... No, è un file, quindi tu lanci, rendi eseguibile quel file e lui esegue una serie di operazioni, perché se fosse una sola la dai a mano, però se sono una serie di operazioni, cioè ad esempio... Tu sai che quando installi, non so, il sistema operativo, poi vai a installare sempre gli stessi pacchetti, sempre le stesse cose, allora potresti decidere di fare uno script, quindi fai un file di testo. Ci metti prima cancelletto, punto esclamativo, bin bash. Dopodiché ci scrivi, ad esempio, sudo apt-get update, e fa un refresh dei pacchetti, sudo apt-get install, pacchetto 1, 2, 3, tutti i pacchetti che ti servono, e poi fa una serie di operazioni, quello che serve a te. Quando ti serve, lanci, rendi eseguibile, lanci quel file e lui fa una serie di operazioni. Non serve sia .sh, perché normalmente gli script sono scritti con estensione .sh come shell, però non è obbligatorio, non serve. Cioè, puoi chiamarlo anche pipo e basta. .txt non so se funziona col .txt, comunque o .sh oppure non ci metti estensione, okay. Perché lui quando va a leggere quel file va a vedere l'intestazione che cancelletto punto esclamativo bin bash, quindi va a vedere l'eseguibile bash all'interno del directory bin. E se lì ci scrivi bin Python, ad esempio, lui capisce che è un script Python e quindi sotto ci devi mettere le istruzioni di Python. Ok. Se io voglio aprire due script insieme. Beh, le lanci uno alla volta. Ma non si possono lanciare due. Beh, puoi fare uno script che lancia simultaneamente due script. Sì, ma che non posso fare due file. Un cancelletto, punto di domanda. Sì, ne puoi fare quanti ne vuoi. Cioè, come faccio a distinguere? Nome diverso. Nome diverso. Cioè, ad esempio, se fai uno script che si chiama installazione, perché lo usi per fare installazione, lo chiami ad esempio installazione.sh se vuoi, se no installazione basta, apri un file di testo vuoto, ci scrivi cancelletto punto esclamativo bin bash. E sotto ci metti sudo apt-get install update, quello che vuoi, uno in seguito all'altro, e lui quando lo lanci ti esegue una serie di comandi. Beh, questo solo per arrivare a capire il senso della bash, che usa anche le classiche, diciamo, opzioni di programmazione, quindi gli if, i for, tutti i cicli possibili immaginabili, perché servono a gestire il sistema operativo. Quindi pian piano arriviamo al senso del discorso. Dimmi. Io posso fare un programma, non so, in un linguaggio di programmazione che lancia uno script da n motivi in bash, che fa dei comandi a livello del sistema operativo. Sì, esatto.
Esatto. Questi sono ad esempio degli esempi, ok? Questo è DPKG per gli ambienti Debian, è il programma, il pacchetto, il programma che installa un pacchetto. Quindi DPKG, l'opzione è meno i, che sta per install, nome pacchetto. Meno R se andate a leggere il manuale, mandi DPKG e meno R rimuove. Poi ci sono delle opzioni che non sono, ad esempio, meno I, meno R, ma sono meno update o meno get selection o altre cose. Sono anche più lunghe, non è solo una lettera. A volte la lettera sta proprio per meno I oppure meno install, ti scrivono, quindi puoi scrivere la forma abbreviata oppure no. Però la forma è sempre quella, di RPM gestisce il pacchetto nelle derivate Red Hat, stessa identica cosa, però ecco, questa è una delle cose che si possono fare, che normalmente facciamo noi utenti GNU/Linux, installare i pacchetti, ad esempio la Bash la usiamo per installare i pacchetti. DPKG e RPM sono molto potenti, ma gestiscono un solo pacchetto, cioè scarichi un pacchetto e gli dici installami questo. Se il pacchetto necessita di dipendenze, e qua l'ho messo apposta perché chi arriva dai sistemi Microsoft, così, queste cose qua magari non le sa. Essendo il software tutto libero, a differenza degli altri sistemi proprietari, i pacchetti sono anche condivisi, cioè un programma come, non so, GIMP o Firefox o un programma di editing video si basa su una serie di pacchetti. Un pacchetto specializzato per fare una cosa, un pacchetto specializzato per fare un'altra e queste si chiamano dipendenze. Man mano che la comunità che gestisce quel pacchetto fa gli aggiornamenti, migliora, diventa sempre più affidabile con funzionalità più estese, il programma che usa quella dipendenza ne beneficia. L'altro vantaggio è che se il programma di editing video 1 e il programma di editing video 2, 3, 4 e 5 usa lo stesso pacchetto perché, ad esempio, non so, FFmpeg per gestire i file multimediali, si appoggerà sempre a FFmpeg, quindi programma 1, 2, 3, 4 avrà come dipendenza sempre lo stesso pacchetto che viene installato una sola volta nel sistema operativo. Nei programmi proprietari, se io ho tre programmi di editing video avranno magari sempre FFmpeg dentro, ma ognuno avrà il suo. Quindi il peso della distribuzione totale è chiaro che sarà molto superiore, perché ogni applicativo ha tutte le sue dipendenze nel modo proprio completo, anche perché essendo proprietari chiusi non possono condividere delle cose fra loro, perché sono chiusi i codici, quindi non sono leggibili. Qui è tutto aperto, quindi si sa perfettamente che il tal programma ha la tal dipendenza ed è condivisa dai vari applicativi. Sul rischio che se il ragionamento crea dei problemi, un barco, funzionano tutti. Sicuramente se uno di questi ha un problema, sicuramente sì, ma devi considerare che se crea un baco a 10 programmi di editing video, avremo 10 comunità che si accorgono che c'è quel problema su quel pacchetto e verrà immediatamente risolto. Com'è? Più pacchetto è condiviso, più facile che lo paghi. Eh sì, perché più è interessante, più sarà seguito e più sarà anche tenuto su con la E aggiornato. è aggiornato, esatto. E, per concludere il discorso, una delle cose dicevo che si fa con il terminale, con la Bash, installare i programmi, DPKG ed RPM, ho detto, installano un pacchetto alla volta, ma non gestiscono le dipendenze.
Per gestire le dipendenze c'è un altro programma che in Debian e derivati è apt-gate, è un derivato di apt comunque, di aptitude. apt-gate, questo gestisce anche le dipendenze, quindi se io dico apt-gate install, cioè installa gedit, gedit magari avrà 10 dipendenze e lui se non le trova si connette via internet al repository dove ci sono le dipendenze richieste, le scarica e le installa. Quindi io posso dire semplicemente installa quel programma, se quel programma ha delle dipendenze che non sono presenti nel mio sistema operativo, in automatico andrà a scaricarsi ed installarsene. Per i derivati RPM, Red Hat e DNF, che fa la stessa identica cosa, quindi install, installa, remove, rimuovi, search, fa una ricerca di pacchetti, update fa un refresh di tutti i repository per vedere, DNF o apt-gate, sì, solo che apt-gate è Debian e derivate, quindi Ubuntu, Linux Mint, tutte le derivate Debian. Per le derivate Red Hat, quindi Fedora, 100S e company, il pacchetto si chiama DNF, ma la storia non cambia. Okay. Quindi questa è una delle cose che normalmente si usa la shell, la bash, per gli utenti. Noi, ad esempio, io installo sempre da terminale i programmi, non apro l'applicazione, cioè nei sistemi operativi GNU Linux tutti hanno un software center, quindi un programma come Google Play di Android, con la lista di tutte le applicazioni, grafico, con la lista di tutte le applicazioni, vedi l'icona, le preferite, quelle consigliate, quelle più scaricate, oppure fai ricerca, sono divise per... questo è il software center, ma ogni distribuzione è il suo, è divise per audio video, hai l'icona, clicchi, le scegli, ti va bene, sì, hai il bottone installa, hai il bottone rimuovi. Io non uso l'applicazione grafica, apri il terminale, mi serve un programma, scrivo a DNF install KDE Live, installo KDE Live. L'interfaccia grafica è più comoda per sapere che programma, per cercare i programmi. Se già il programma, puoi farlo da terminale. Esatto, se dipende da quanti anni usi GNU Linux, se all'inizio... Se esce un programma nuovo, sì, beh, un po' strano che esca un programma nuovo, comunque se esce un programma nuovo, sì, comunque è comoda la parte grafica, perché è come per Android, come nel telefono, le vedi tutte le skip. Invece tu, scusa, sì? Cioè tu adesso esce un programma nuovo, perché tu lo vedi in giro, perché ricordi l'icona, allora guardi l'icona, ma quel programma nuovo, comunque un nome. Tu fai il search, la ricerca tramite il comando con la shell, tu trovi il programma. Se io cerco un programma per la grafica, voglio sapere che programmi ci sono. Certo. Sì, diciamo sì, no, ma è comodo, se ti serve a parte graficamente è più... Sì, esatto, anche l'icona, ma c'è anche una piccola descrizione, è comunque diviso per categorie, quindi vai in grafica e vedi tutti i programmi grafici divisi per, non so, grafica... Sì. Chiaro che se sei... per i programmi che sai già, cioè quando rifai l'installazione sai che ti servono quei programmi lì, io ho uno script, lancio quello, cioè una riga, la copio, la incollo, e tanto quei sono i programmi che uso se reinstallo il sistema. Comunque poi va con l'esperienza, comunque cioè, la possibilità c'è, è semplicissimo installare i programmi come sul telefono, niente di che, però è chiaramente più pesante il programma grafico, molto più lento, più... pesante, se dai il comando da terminale molto più veloce. Cercato il nome,
Sì, certo. Quindi questa è una delle cose che si fa con i terminali. Altra cosa che normalmente noi utenti Linux usiamo il terminale per modificare i file di testo di sistema, ad esempio questa etcfs-tab, la tabella del file system all'interno della quale si possono montare le partizioni che siano rese disponibili per il sistema. Ad esempio abbiamo più dischi e le vogliamo montare all'avvio, cioè accendo il PC e voglio che quel disco sia montato in automatico. Lo aggiungo al file etcfs-tab, ad esempio, e me lo trovo già montato, ma questo è un esempio, ma chi ha smanettato per risolvere i problemi con la stampante, con questo, con quello, sa già che molto spesso ti danno le istruzioni, ti dicono apri il terminale, incolla questo comando, incolla quello, incolla... Ok, quindi si va sempre a modificare i file di testo. Questo è un altro uso che si fa in modo ripetuto sempre nei sistemi GNU Linux per configurare da amministratore, perché vedete che c'è il cancelletto davanti. Okay. Questo ci porta a un'altra cosa, anzi a altre due. Everything is a file, cioè è un classico, si dice che in Linux tutto è un file, e quindi è importante avere un editor di testo, cioè è importante, si usa l'editor di testo per modificare i file, e quindi normalmente l'editor di testo ve lo trovate già su ogni distribuzione, ogni ambiente magari ha il suo, ma un editor ce l'avete di sicuro, ad esempio gedit, kate o leftpad, dipende dall'ambiente grafico, oppure lo installate, siete in un ambiente, installate l'editor di testo che vi piace, oppure degli editor di testi di testo per ambienti non grafici, quindi la shell sia non grafica, e anche potenti, perché ad esempio Vim è un editor molto potente, fa quelle cose veramente impressionanti. Emacs non ne parliamo, ma Vim è molto potente, tanto che è anche di conseguenza molto complicato da usare, perché ci sono tutte scorciatoie a tastiera per fare un sacco di cose, quindi tipo copiare, incollare, spostare, mettere all'interno, cioè fa un bordello di roba. Chi lavora tanto con il terminale e con i sistemi, magari è preferibile imparare, dedicare del tempo per imparare un editor di testo, che dopo ti fa guadagnare tempo se devi modificare tanti file, perché altrimenti no, insomma, se no altrimenti basta un editor di testo qualunque. L'altra cosa diciamo importante per i neutenti sul testo, che codifica usa? Sì, una codifica standard? TF8? TF8? Sì, 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 sì. Solo l'ANSI gli altri con TF8? Credo di sì, sì, sì. L'altra cosa importante da capire secondo me per i neutenti è il discorso del file system, quindi l'albero dei directory. In GNU Linux l'albero di directory è unico e viene montato all'avvio dal kernel a partire dalla radice root, e quindi non ci sono come nella Microsoft il disco C, il disco D, il disco E, okay? C'è una radice, una root, che possiamo immaginare un albero rovesciato con la radice per alto, quindi da lì partono tutti i rami che sono collegati uno all'altro. Potete, se avete il sistema aperto, scrivete tree, tree, spazio, meno L maiuscolo, spazio 1. Cosa vuol dire? Allora, tree è il programma che dice visualizzami l'albero. Okay. Meno L è l'opzione, meno L spazio 1, è l'opzione che mi dice
visualizzami solo il primo livello e poi vi invito a fare meno L spazio 2 e spazio la directory che volete visualizzare. Se visualizzate la root, quindi la slash, vi visualizza l'albero della root. Se vedete, forse non si vede tanto, comunque questa è la... sì, non si vede, scusate. Questa è la root. Quindi parte l'albero a scendere. Può essere che non hai il pacchetto tree, quindi puoi fare, cosa hai installato? Debian, fai sudo, beh no, su spazio invio, cioè su invio, diventi root, inserisci il password, sei connesso, wifi, c'è cioè un wifi, ok, dai apt-get install 3 tree, batti invio. Installi il pacchetto tree e poi lo puoi lanciare, semplicemente cioè non è che le distribuzioni, tutte le distribuzioni, ad esempio io in Fedora ce l'ho di default, però sono pacchetti che non sono indispensabili, quindi certe distribuzioni ce l'hanno già, altre basta installarlo, insomma. Questo serve per capire che ogni collegamento di quella linea verticale lì, ok, c'è una linea orizzontale che è riferita a una directory. Ok, la linea orizzontale qui è riferita beh, questo è un link simbolico, vabbè, lasciamo perdere. Ad esempio la boot è una directory, è una cartella che è connessa al nodo, tramite un nodo, all'albero della radice, che è quello verticale, e da questo albero sono connesse tutte le varie directory, queste qua che sono dev, etc, home, media, mnt, sono tutte cartelle e sono tutte connesse una all'altra tramite quell'albero a discesa. Okay? Se fate un tree-l spazio 2 della root avrete anche le sottodirettory. Meno L, sì, puoi dire che quanti livelli visualizzare. Faccio 3 meno L 2 della root. Adesso vedo che ad esempio la directory var, eccola qua. Guardiamo la home che magari è più comprensibile. Qua ce ne sono una fila. Dev, etc. Home, vabbè, home Stefano, faccio un 3 ad esempio, 3 livelli, adesso vedrò dalla root, vedrò home Stefano e dopo tutte le sottodirettory di Stefano, che è la mia home, quindi troveremo documenti, vabbè, qua la storia è lunga. Beh, ma semplicemente al posto di fare così faccio home, scusate, queste sono due livelli della home. Ok? No, no, io sono utente perché è normale, perché sto guardando al mio... Ecco qua. Adesso vedo che dalla radice home praticamente ho la directory Stefano. E ho delle sottodirettory che sono documenti. All'interno dei documenti c'è questo file, ce n'è un altro che è Quindi Stefano, materiale. perché si è dopo Stefano? Sì, ci No, sono solo no, due no, no, elementi, se, Pippo e Stefano. Tu se, metti Pippo. esatto, se ci fosse Stefano e Pippo, sotto home vedo Stefano e qui sotto vedo Pippo con la sua directory. Tutti i suoi documenti. Tutti i suoi Quindi si è documenti. dato i documenti di quell'altro, Certo. quindi deve essere un amministratore. No, per vedere i file no, per modificarli, allora dipende dalle regole, adesso staremo entrando nel discorso delle regole dei file,
perché a ogni file si possono assegnare determinati permessi. Posso decidere anche di non far visualizzare i miei file, quindi tolgo i permessi di visualizzazione al gruppo, ad esempio, agli altri. E li posso vedere solo io come Stefano. Questo è dipeso dalle regole di gestione dei file, dei permessi dei file, che sarebbe un ls-l, ad esempio, della home. Vedi, sono queste terme qua. Queste qua. Vabbè, però adesso stiamo un po' allargando il Sì, no, discorso. non volevo entrare nel... Solo per dire effettivamente tu entri e vedi tutto il disco, tu vedi tutto, perché Se qualcuno deve dire che lo puoi vedere per tutto, vederlo, sì. perché l'altro ha detto Metterci le mani, no. Perché se io provo a modificare un file di sistema, non mi lascia, se non sono un amministratore. di là del sistema manca un file di un altro utente. Sì, lo posso vedere, ma se è un file di un altro utente, ad esempio, magari posso leggerlo, ma non posso Sì, modificarlo. l'altro utente ha dato queste possibilità, insomma. Sì. Dipende da come è configurato Quello che questi vuol dire permessi qui. in realtà non è uno standard, è solo da come si è configurato il Sì, sistema. esatto. Se ho dei file che non sono Linux o comunque non c'è l'applicativo, cioè il classico caso, prendo una chiave sul file Windows, la attacco sul PC e poi non mi legge la tegola di niente, anche qua non mi legge la tegola di niente. No, qua allora GNU Linux è il sistema operativo che supporta il più numero di file system possibili. Ok, a parte forse l'HFS più di Apple, forse bisogna installare il pacchetto magari, però sono supportati tutti, Se no, perché questo è dipeso dai moduli kernel che carica tutto. Allora, Super chiudere, se nella home ci sono gli utenti allora, gli utenti sono solo nella home. home ci sono gli utenti. No, Boh, scusa, no, nessun problema. Perché sta roba qua? Quando andate a modificare di file, dovete avere ben chiaro dove siete e dove potete andare, perché questo schema qua vi dice ad esempio che da qua potete andare su di un livello e andare qua, oppure al livello superiore di programmi e andare su per entrare in modelli. Ok, l'importante è che ci sia il collegamento. Quando ad esempio montate un disco esterno, non fate altro che lo fa in automatico il sistema, ma con i comandi potete montare nella directory che volete. Potete montare una partizione, ad esempio in home Stefano, una cartella vuota a piacere. Potete montare un disco esterno. Avete un hard disk, una chiavetta. Allora, se tu attacchi la chiavetta, di default il kernel la rileva, gli assegni un driver, okay, perché vede un dispositivo, non so, a blocchi, e assegna non driver, è un modulo specifico, in modo che il sistema la possa riconoscere. Lo assegna a un determinato device, quindi dev qualcosa, e normalmente il sistema in automatico lo monta, te lo rende disponibile, quindi presenta il pop-up, dice vuoi aprirlo? Sì, clicchi sopra e lo apri. Però se hai un disco e lo vuoi montare a mano su un'altra directory, lo puoi fare. Quindi semplicemente lo colleghi con un nodo a uno di questi di questo un punto qualunque di questo albero. Ok, quindi uno dei problemi, cioè delle cose un po' difficili magari per chi deriva da altri sistemi, è capire dove siete in quel momento. Quindi di default, quando aprite il terminale, l'emulatore di terminale, di default vi trovate in home vostro utente, quindi home Stefano, home Matteo, home Roberto. E se fate un PVD, il pacchetto che vi dice dove siete, ve lo visualizza home Stefano. Ok? Però per spostarvi all'interno degli altri punti della directory si può usare il cd, cioè change directory, e a questo punto dovete dare o il percorso
assoluto, quindi dalla root, quindi scrivete root, oppure relativo, da qui dove posso andare o il livello sopra o il livello sotto. Non posso, in linea massima non posso fare altro, o vado il livello sopra o il livello sotto. Se voglio spostarmi di più di un livello, devo dare più di un comando, ad esempio cd, ad esempio vediamo cosa ad esempio, faccio un ls, vedo queste sono le cartelle che ho all'interno di home, documenti, musica, pubblici, immagini. Se io voglio spostarmi nella directory musica, faccio cd musica, batto invio e sono all'interno di musica. Faccio nls, se faccio cd punto punto, ci sarebbe un discorso a fare, comunque cd punto punto, cd punto è la stessa directory, cd punto punto è la directory sopra. Quindi mi riporto in home. Ok, se io voglio fare più di un passaggio, posso fare cd... Come? Sì, torno in home. Se faccio pvd, sono in home Stefano. In home Stefano, sì. Se voglio fare più di un passaggio, posso fare cd punto punto slash, quindi gli dico fammi un altro passaggio, punto punto slash, punto punto slash, punto punto, continua ad andare su di un livello, fino al massimo arrivare alla root. Io so che dopo musica, perché l'ho creata io la cartella, quindi è anche diversa, c'è la cartella, non so, Imagine Dragons, fa esatto. Musica slash, Imagine Dragons slash, e mi porta lì. Esatto, ok? Quindi o incrementale, quindi da quel punto lì in su oppure in giù, oppure in modo assoluto posso dire cd slash bar, ad esempio, e qualcos'altro. Allora o parto dalla root e faccio tutti i percorsi, oppure da dove sono vado o in su o in giù. Non so se mi spiego. Mm-hmm. Okay. Il discorso dell'albero dei directory è abbastanza importante che sia compreso per capire come muoversi all'interno delle cartelle del sistema. Perché in linea massima, se rimango all'interno di Home Stefano, vedrò solo le mie cartelle, quindi documenti, musica, scaricati, quelle cose lì. Se ho bisogno di amministrare il sistema e quindi entro nei directory dove ci sono i file di root, i file che solo l'amministratore può modificare, devo avere l'idea precisa di dove sono posizionati. E li abbiamo visti qua, che a parte home, qui si ferma home, dopo c'è home Stefano, e quello che c'è dopo è tutta roba mia, diciamo, tutto il resto... ci posso arrivare, lo posso vedere, ma non posso modificare niente perché è tutto esatto, amministrabile solo dal superutente. Ovviamente i comandi di questo finesse si possono fare anche col cancelletto davanti, quindi dopo essere esattamente. Quindi tutte quelle directory che abbiamo visto, var, dir, scusate, var, dev, etc, mnt, media, sono, diciamo, standard, ok? Non sono a caso, quindi non è che andate in Debian e trovate una cosa, andate in Fedora e trovate un'altra. In linea massima dovreste trovare le stesse directory e i file sempre all'interno delle stesse directory. Quindi in dev tutti i file dei device montati, quindi le chiavette, i dischi, tutte le periferiche che vengono montate in dev. Ci sono delle differenze, ad esempio delle distribuzioni montano ad esempio le chiavette esterne in run, altre le montano in media. Ok, però lo standard dovrebbe essere, diciamo, tutto dovrebbe essere standardizzato dal file system IRC standard, che dovrebbe essere una cosa che tutte le distribuzioni alle quali si dovrebbero sottostare, insomma.
Quindi le directory non sono scritte a caso, non è che andate su una distribuzione e trovate tutta un'altra cosa. In linea massima dovreste trovare le stesse directory e gli stessi tipi di file, ad esempio user bin, troverete tutti i binari dell'utente, user, utente, bin, tutti i binari, quindi gli eseguibili dell'utente. E dovrebbe sottostare a questo standard. Quindi adesso che abbiamo un'idea del discorso del file system e delle directory, altra cosa ci sono i processi. Ok? Perché vado sui processi? Perché mi hai chiesto il discorso di log del sistema. E qui c'è da fare una precisazione, perché da qualche anno le distribuzioni GNU Linux hanno cambiato il gestore di startup, diciamo, cioè di start, di avvio del sistema. E fino a qualche anno fa tutti o quasi tutti usavano init, qualche distribuzione come Ubuntu ha scritto il suo, però di fatto l'ordine del giorno è ormai standardizzato che quasi tutte le distribuzioni si appoggiano a systemd, che è un sistema che gestisce l'avvio, ma non solo l'avvio, gestisce ormai il 70% del sistema operativo. Quindi per arrivare al discorso di log, quando era attivo il sistema init, che fondamentalmente era un demone, il primo demone avviato, quindi dopo l'avvio, dopo il check del BIOS, okay, che prima controllava tutte le periferiche, dava il segnale al disco dove c'era un piccolo file che veniva avviato e partiva il primo demone, il primo programmino che avviava di conseguenza tutti gli altri, tutte le altre dipendenze, tutti gli altri demoni che avviavano servizi fino a avviare tutto il sistema operativo, quindi server X e tutto quello che serviva. Con l'avvento di systemd, diciamo che la motivazione del passaggio systemd è stata quella di far partire al posto che in cascata i vari servizi, farli partire tutti in maniera orizzontale, diciamo. Quindi se prima una dipendenza si bloccava perché trovavamo un problema, c'era un ritardo o qualcosa, tutta la catena rallentava. Adesso invece la fanno partire in orizzontale, quindi lanciano un processo, questo va oppure si ferma, ok, resterà lì, ma gli altri processi comunque proseguono. Ma systemd è molto 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 più complesso di questo, non ha solo questa cosa qua. Systemd ha preso in mano tutto, dal montaggio di dischi ai log del sistema, all'avvio di tutti i processi, la gestione, cioè. Bene o male, il fatto è che tutte le distribuzioni ormai sono passate a systemd, quindi ormai è uno standard, è un progetto Red Hat, mi sembra sia... No, non è il kernel, questo è un software, è un programma come init, che era comunque un programma, è un demone, il primo processo, numero uno, cioè il primo processo avviato, che avviava tutto il resto, anche questo è il primo processo, infatti se vedete qui in alto c'è scritto systemd, che avvia di conseguenza tutte le altre dipendenze di servizi e tutto quello che serve. Quindi se fate un ps3, cioè PS sta per process, PS, process, quindi 3, l'albero di processi, spazio meno A maiuscolo, dovreste visualizzare la stessa cosa che ho visualizzato io da terminale. PS, TREE, spazio meno A maiuscolo. Dovreste visualizzare la lista, ma dopo comunque vi do anche il link del manuale dove è tutto approfondito, perché qua stiamo scalfendo la punta dell'iceberg. PS3. E 3 sarebbe l'albero PS di processi. Ah, ok. Tanto per parlare un attimo di processi.
Allora, per arrivare al discorso di log del sistema, quando c'era init, i log andavano in var, in var log, ok? Tutti i log andavano su quella directory, sapevi che andavi là e ti guardavi tutti i file. Adesso con systemd, di fatto, c'è un daemon che si chiama journald, quello che finisce per D normalmente è un demone, quindi è un programma che cattura, che è sempre in esecuzione, cattura un po' tutto quello che succede, e va a scrivere questi log del sistema che, se serve, li possiamo analizzare e leggere. Allora, prima di arrivare al discorso dei log, che effettivamente è il passaggio dopo, per stare sul discorso dei processi, se mi interessa proprio molto molto velocemente, come avviare e farmare un processo. Nel senso, adesso ho fatto l'esempio abbastanza banale, io qui ho il Bluetooth nel portatile, c'è chiaramente un servizio che sta tenendo su il Bluetooth, quindi system control, system CTL, system control, start, Bluetooth service, vi fa già capire che system control è il programma che gestisce i processi, gli dà un start, un stop, oppure uno status, lo abilita, o ce ne sono anche altri. Altre possibilità, facciamo una prova veloce. Se faccio un system CTL status Bluetooth service, vedo che ad esempio il servizio è attivo, sta girando. Ok, se lo voglio ad esempio fermare, posso fermare il processo con lo stop, molto semplicemente mi domanda i diritti di amministratore, perché altrimenti non posso fermare il processo. Adesso, se controllo lo status, vedo che è morto, è inattivo. E ti dice anche dove si trova? Sì, beh, questo è il link, sì, esatto, sì, user lib, sì. E se lo vuoi riattivare, faccio uno start. Beh, ma questo, vabbè. Quando fa la cosa nel sudo, no, allora io adesso lo sto dando il comando come utente normale, senza diritti di amministratore. Se lo voglio stoppare, se lo, esatto, adesso gli do lo start, vedi, mi dice tu sei root? Sì. Se do la password giusta, sono root. Lo status adesso è attivo. Ok, se volessi fare sudo system. Sì, 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 sì. 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 Ad esempio, facciamo uno stop, ad esempio. Sì, sì, è la stessa cosa. Mi domanda il passo prima e lo fa. Prima o dopo di dare il passo. Vedete, mi domanda il passo, gli do il passo e lui lo fa. Sì. Ma non cosa, sudo mi chiede il passo di me come utente che mi sono logato, giusto, mentre il passo di root è un'altra. Allora, è un po' un casino, nel senso che serve proprio a far casino. Quando installi una distribuzione classica, intendo fra virgolette, ma ad esempio una Debian, installi una Debian, ti chiede, durante il processo di installazione, l'installer ti domanda prima il password di root, perché altrimenti un sistema operativo non lo installi, senza password di root non si installa. Dopodiché ti domanda il nome dell'utente e la password dell'utente, che anche lì può essere facoltativa. Però crei l'utente root con la sua, cioè no, non crei l'utente root, l'utente root è già creato di sistema, ma lo abiliti con la password, cioè lo abiliti, è obbligatorio avere la password di root, altrimenti non installi il sistema, e ti domanda un utente e la password dell'utente. Se è abilitato il sistema sudo, praticamente root è come non ci fosse, diciamo, perché diventa root l'utente con la stessa password sua.
con cui accedi. Esatto, ok. Quindi in più hai, diciamo, che il passo l'utente fa diventare brutto. Sì. Quindi se in soldoni, se uno buca il tuo campo utente, cioè riesce ad essere libero dal tuo passo per un utente, il sistema è prestato su sudo, automaticamente prende possesso. Sì, beh, se muovo... Hai la possibilità di scegliere con C? Comunque è un sistema che si può anche disabilitare perché viene aggiunto al file etc sudo l'utente, c'è una piccola... C'è una piccola cosa da modificare su un file e quindi tu puoi avere l'utente root con la sua password e l'utente normale senza diritti di amministratore con la sua password, ma solo per accedere al sistema, per loggarsi, perché comunque dopodiché per fare operazioni di amministrazione comunque devi mettere la password di amministratore. Però diciamo che forse il primo sistema è stato appunto Ubuntu che ha usato il sudo perché sembrava, cioè, sembra più semplice, poi comunque dai un comando col sudo e al secondo comando che dai non ti domanda la password per non so 5 minuti, una cosa del genere, non ti domanda più la password, scaduto il tempo poi te la domanda ancora, quindi puoi dare più comandi in sequenza se stai facendo non so, un'operazione di amministrazione su qualcosa, però vabbè, non è che sia una gran differenza, tanto per sapere. Comunque se installi ad esempio una Debian ti domanda a parte la password di root e a parte l'utente e la password. Comunque, solo per sapere, poi alla fine... Però no. Una volta non sai di cosa che di una e l'altra... Eh sì. Sì, diciamo che se uno preferisce avere a parte sta roba qua, basta seguire le guide, si modifica il file etc sudo e si creano due utenti, cioè un altro utente senza amministratore. Vabbè, comunque... Allora, quindi, vabbè, SystemD, fra le altre cose, gestisce tutti i servizi, processi, monta i dischi, fa un po' tutto, e gestisce anche i log del sistema, come vi ho detto, è JournalD, il demone che va a prendere tutti i log del sistema e li va a scrivere. E qui il discorso si fa ampio, nel senso che vi ho messo qualche esempio, ma JournalCTL è praticamente il programma che va a gestire la visualizzazione dei log e ce ne sono a varietà qua, cioè, ad esempio il -b, JournalControl-B, vi visualizza tutti i log del boot, anzi penso che in linea di massima se faccio, vediamo, stacca il terminale, non so se conoscete il comando di mesg, il comando di mesg il comando è display message, lo usiamo spesso noi utenti Linux, specialmente se volete sapere, ad esempio, collegate una chiavetta o un device, una stampante, qualcosa, e non sapete il kernel su quale device l'ha montato. Quindi date un dmesg e vedete le ultime cose che sono successe è una chiavetta USB. Tanto per fare un esempio veloce. Io adesso attacco la chiavetta, il mio sistema la riconosce, vabbè, mi presenta, se io faccio un dmesg, vedete, me l'ha montata in dev sdc1. Mi dice che ho un dispositivo SCSI, disco rimovibile, lsblk, ecco qua ad esempio, questo è un altro comando,
vedete che la chiavetta è questa qua, 64 GMZ, non so, sì. È stata montata in RAM media Stefano, ad esempio in Debian e derivate normalmente la montano in slash media Stefano e chiavetta, questo può un po' variare. Comunque il device è stato montato in SDC1 e come vedete Dimesg me l'ha visualizzato, ok? Quindi potete usare questo comando per vedere velocemente l'ultimo device che è stato attaccato. E il comando è D display message, quindi Dimesg. E l'altro che vedo dopo è il... Ah beh, l'SBLK, vabbè, questa qua è una lista, andrebbe a visualizzare il block, sì esatto, il nome del esatto. Beh, ce ne sono, allora, poi alla fine casomai sicuramente vi do il link del manuale dove ci sono spiegati un po' i comandi principali, ma poi in rete ne trovate a miliardi, perché il pacchetto GNU che ha scritto quel famoso Richard Stallman dell'inizio, che si chiama Corutil, all'interno ci sono un bordello di applicativi come l'SBLK, Dimesg, LS, CD, PVD, Gaccount, cioè ce ne sono un bordello, perché sono tutti specifici per amministrare il sistema. Cioè, mentre, non so, in Windows, per fare qualunque cosa dovete installare un programma di terza parte, a parte non so la deframmentazione del disco, ma se volete pulire il registro o fare altre ottimizzazioni varie, dovete installare un programma specifico per fare amministrazione del sistema. Qui GNU Linux ha tutto dentro, non vi serve assolutamente niente, ha di tutto e di più. Il limite è nostro nella conoscenza dei vari programmi che sono a disposizione, quindi qui bisogna leggere qualche manuale, andare pian piano in funzione di quello che ci serve e imparare. Di fatto questa è la differenza, però qui si ha il completo controllo del sistema, mentre magari un sistema proprietario avvi il programma e dice faccio tutto io, clicchi il bottone e speri, cioè ti affidi il programma. Qui invece ci vuole conoscenza, casomai si legge un po' in rete, si leggono i manuali, funzioni, cose si vuole fare, ma qui non c'è niente lasciato al caso, niente di oscuro, solo questione di conoscenza. Fra le altre cose che avete visto, il pacchetto Corutils e il pacchetto GNU che è stato scritto da Stallman, e poi ci sono anche un sacco di altri programmi che sono ad esempio derivati da BSD, come ad esempio DD, è un programma che serve per clonare, ma fa moltissime altre cose. DD è quello derivato da BSD, infatti la sintassi non è classica dei pacchetti GNU, però è talmente storico, lo usavano nei mainframe per fare operazioni anche importanti, quindi pacchetti ce ne sono un bordello dentro e servono per amministrare, è proprio un coltellino svizzero, nel senso che ogni pacchetto fa una cosa e ogni pacchetto ha magari 10, 20, 50 opzioni, quindi per fare la determinata cosa, ok? Esatto, quindi importante è usare il man, scrivete man, nome del comando, vi viene fuori il manuale, e da lì potete capire le opzioni a senso, in funzione di cosa vi serve, cosa fanno, e questa è un po' la partenza per capire, poi chiaramente bisogna leggere i manuali, informarsi in funzione di cosa. Dimesh,
lista tutti i processi avvenuti dall'accensione della macchina fino a quel momento lì? Sì. O solo gli ultimi? No, qui allora stavo facendo di vedere, praticamente di MESG sono i messaggi del kernel, per quanto mi ricordo, dal boot, dal momento in cui si è accesa la macchina, se non sbaglio. Sì, io la sessione lo riapro. Dal momento in cui è ripartito il sistema, ti dà il log, da quel momento lì, tutti i log del kernel. Difatti, se credo che se fai un journal control meno B, come avevamo fatto prima, e fai un DMESG, li compari e sono uguali. Quindi il journal control meno B credo faccia la stessa identica cosa del DMESG, questo qua. Journal control, anche qui ci sono un sacco di opzioni, potete dire da, ad esempio, dal 15 marzo 2019 fino al 17 marzo dammi tutti i log, oppure da ieri, oppure specifici di quel servizio, dammi il log dell'utente, meno U dovrebbe essere dell'utente, basta fare il mandi di journal control dell'utente del processo GDM service, oppure journal control di user being bash, quindi dello specifico applicativo, dammi il log di tutti, quindi abbiamo un problema con la bash ad esempio, possiamo farci restituire i log di, però ripeto, questa è una cosa vastissima e che normalmente interessa agli amministratori o a qualcuno che, però, visto che mi è stato chiesto, sono passato per SystemD per spiegarvi la differenza da init, quindi se avete una distribuzione vecchia magari non trova, questi comandi non funzionano. E altra cosa da sapere è che SystemD ha reso compatibili molti comandi di init, quindi magari dai un comando che funzionava in init, lui lo riconosce, lo converte e lo reinterpreta per systemd. Altra cosa così da sapere, intanto. Allora, sono in fondo, documentazione, amministrare GNU Linux, un po' la base che abbiamo usato anche per le serate sull'amministrazione che abbiamo fatto tempo fa qui a LUG, dovreste trovare i video in rete, in teoria, sul sito. Comunque amministrare GNU Linux è un po' la Bibbia, ma ce ne sono anche altri, questo lo potete trovare nel sito, l'abbiamo messo in Drive, non è l'ultimo perché ho visto che da adesso mi sembra chiedono 7 euro per scaricare il PDF, però questa è una versione precedente che era libera, lo trovate su questo link nel sito nostro del LUG Vicenza, ed è praticamente, vediamo un po' se... Allora, amministrare GNU Linux è questo qua. È un manuale molto completo, diviso per argomenti, tratta abbastanza approfonditamente tutto. Qui, se volete approfondire, noi siamo partiti da qua per fare le serate sull'amministrazione del sistema, chi voleva approfondire, quindi prendevamo un argomento alla volta, e c'era un relatore, e si facevano degli esempi, perché chiaramente tutte le cose che ho trattato le ho proprio sfiorate, poi da lì si può andare in profondità a volontà. Quindi io vi consiglio questo, lo potete scaricare dal nostro sito, casomai lo metterò nel link anche del video. Da sto punto qua non so se qualcuno vuol dire qualcosa, e se no si può fare un altro po' di pratica sul terminale. Sono le 22:43, non abbiamo tanto altro tempo, anzi velocemente due cose importanti abbastanza sul terminale.
fondamentale il tab, come avevo spiegato anche a Roberto in settimana, il tasto tabulatore che trovate sopra, Ctrl Shift lì sopra sotto l'esc, serve per completare il famoso autocompletamento che c'era scritto nella slide quasi all'inizio. Dovete usarlo sempre perché vi assicura che il comando sia corretto, perché altrimenti non completa, e che sia una cosa possibile. Quindi qualunque comando, qualunque cosa voi stiate facendo con il terminale, dovete sempre usare il tasto tabulatore. Quindi, esempio, se io dico cd qualcosa, non so, change directory, cambio directory, premendo una volta non mi fa niente, se premo due mi dà tutte le possibilità. Quindi se io ad esempio dico cd, ad esempio, scrivo M, so che nella mia directory home ho musica, ma forse ho qualcos'altro, qualche altro directory che inizia per M. Vediamo un po', modelli, vedete musica e anche modelli. Se io premo una volta tab, non mi fa niente. Se io premo due, mi dice tu puoi usare, cioè tu puoi scegliere tra modelli e musica. Ok, se io scrivo O, non serve che scriva tutto il resto, premo tab e lui mi completa. Quindi questo mi assicura che non sbaglio a digitare, non faccio errori. Ok? E anche che il comando che ho scritto prima è compatibile con l'argomento che do. Perché se io scrivo cd e poi gli do un argomento che non è supportato dal programma cd, lui non mi completerà mai perché non è ammesso. Okay? Quindi non fate mai errori di scrittura, proprio nella scrittura, ma neanche di sintassi, di forma. Okay? Quindi usate sempre il tasto tabulatore. L'altra cosa che c'era scritto nella slide era l'history. Quindi allora se scrivete history, questi sono tutti i comandi che sono stati salvati in un file, tutti gli ultimi comandi che io ho dato. Quindi se volete dare un comando che avete già dato in precedenza, non serve riscriverlo, ma semplicemente andate su con la freccetta e vi accorgete che state scorrendo all'insù questo file. Ok? Se invece volete cercare un comando che avete dato tempo fa, ma non è fra i recenti, lo potete cercare con Ctrl R. Ctrl R vi propone questo prompt e iniziate a scrivere qualcosa e lui vi propone. Se premete un'altra volta Ctrl R, ad esempio non è touch, ad esempio, Ctrl R ve lo cambia. Quindi Ctrl R è un'altra di quelle scorciatoie molto molto importanti da imparare per richiamare i comandi già dati in precedenza, e mai sono stringhe anche lunghe, ad esempio questa qua, ad esempio un nmap, è un programma per scansionare la rete e trovare tutti i dispositivi presenti. magari l'avete già dato, ma l'avete dato, non so, 50 comandi fa, senza scorrere quella freccetta in su di 50 comandi. Potete fare Ctrl R e iniziate a digitare ad esempio nmap e ve lo propone. Come? No, Ctrl R. No, beh, ma l'S è la prima cosa che ho digitato io. Però poi ho fatto Ctrl R un'altra volta e mi ha dato un'altra proposta. Ogni volta che fate Ctrl R vi dà una proposta diversa. Beh, poi di queste cose qua ce ne sono veramente un'infinità. Sì. Prima che hai usato il comando cd, Sì. che è venuta fuori la lista, Sì. prendo la lista. Allora, fai CD e premi due volte tab. CD due volte tab ti dice, se premi una volta ti dice faccio l'autocompletamento.
però c'è il CD solo, non lo fa niente. Il CD è Change Directory. Okay. Devo specificare, è un comando che lanciato da solo, change directory, non mi cambia la directory se non gli dico dove andare. Ok, quindi gli devo dare un argomento per forza. È uno di quei comandi che necessita di un argomento. Può non avere opzioni, ma un argomento glielo devo dare. Quindi CD è uno di quei. Ci sono programmi, come ho detto, che non necessitano di un argomento, come Firefox. Scrivo Firefox, lancio, gedit parte, non necessita di argomenti, però CD è uno di quei programmi che necessitano di un argomento, almeno un argomento glielo devo dare. Quindi change directory, dove devo dirgli qualcosa. Se premo tab non mi completa, perché non mi può, ci potrebbero essere altri programmi, ad esempio, che inizino per CD, non so. Le opzioni sono molteplici. Altra cosa da sapere è il CTRL-C. Se volete killare un processo che volete uscire, fermare un qualcosa che avete lanciato dal terminale, lo volete fermare, ok? CTRL-C. CTRL-C è praticamente un comando kill sysint. E vabbè, qua andiamo sul discorso dei processi, come fermare un processo. Cioè, ad esempio, io ho lanciato Slip 300, 3000, ok. Adesso ho la shell bloccata, perché ho detto fammi una pausa di 3000, non so se sia secondi o cosa sia, e sta lì a aspettare, sta contando. Ok, però io voglio svincolare, sbloccare il terminale. Se faccio un CTRL-C, vado a killare quel processo, è un sysint, è un kill di quel processo, senza andare in cerca del PID, quindi del process ID, cioè il numero del processo, dare un kill di quel processo. Fate un CTRL-C e invece CTRL-D vi evita di fare un exit, quindi posso uscire dal terminale con exit, oppure col CTRL-D. Col CTRL-D esco dal terminale. E la funzione del CTRL-C e il CTRL-COPY, come si fa? Non c'è. No, allora, se tu vuoi copiare qualcosa dal terminale, allora, incollare è CTRL-SHIFT-V, non è CTRL-V, ma CTRL-SHIFT-V. Adesso non so, negli appunti non ho niente, gedit, scrivo qualcosa, ok, lo copio, faccio CTRL-C da qua, vado nel terminale, CTRL-SHIFT-V e lo incollo. E per incollare qualcosa da qua, per copiare, scusate, era... CTRL-SHIFT-C. Come? CTRL-SHIFT-C. Allora, se lo selezioni col cosa, CTRL-SHIFT-C, e CTRL-SHIFT, CTRL-SHIFT V, sì, esatto. Sì, ma c'è il modo anche da qua fare un CTRL, non mi ricordo più, CTRL-SHIFT, sì, comunque sì. Selezionare col tasto centrale, tu metti quello selezionato. Esatto, sì, allora una cosa è copiare negli appunti, un'altra cosa è copiare lì, perché ad esempio io posso selezionare qualcosa dall'editor di testo, come diceva anche Dario, cioè lo seleziono qua, non faccio CTRL-C, poi vado nel terminale e premo la rotella centrale, senza, perché me l'ha copiato negli appunti, non ho neanche fatto CTRL-C e CTRL-SHIFT-V. Ok, questo è una scorciatoia, però in alternativa, come diceva Dario, CTRL-SHIFT-V. Sì, CTRL-SHIFT-V. Sì, ma se no, selezioni con il mouse, non fai niente e incolli con la rotella centrale del mouse. Ogni volta che premi la rotella centrale, incolli.
ma anche sul blocco di appunti o sotto la sì, anche nel blocco appunti. Tor- no, 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 è nel terminale. Nel terminale. Ah, solo terminale. Sì, nel terminale. Si attacca cioè. Al... Esatto. Perché no. La selezione no. Qua non mi funziona, su, su Gedit no. Sì, comunque poi ci sono delle funzioni che sono specifiche, ad esempio del, del terminale, ad esempio certe cose le puoi trascinare, ad esempio nel terminale e automaticamente copia il path, cioè tutto il percorso ad esempio, però è specifico del terminale, ad esempio di GNOME, e magari un terminale di XFCE non lo supporta. Poi ci sono... CMD. Sì, esatto, è una shell. È una shell, non è potente come la shell di Linux, però sì, è una shell. Scusa, che differenza c'è tra X-Kill e Control-C? Allora, X-Kill serve per killare un'applicazione grafica. Cioè adesso io ad esempio ho Gedit bloccato, non riesco a cliccarci sopra e non, non ci faccio niente, lo voglio killare. Ho due opzioni, o trovo il process ID, cioè il numero del processo, di quel processo attivo di Gedit, e gli do un comando da terminale, gli dico kill meno 9, numero del processo. Oppure faccio x kill, premo invio, mi compare una x, un qualcosa, e vado a fare click sulla finestra, così vado a a killare quel processo praticamente, ma deve essere grafico comunque. Invece Ctrl C mi killa il processo che è attivo sulla, sulla shell. Ad esempio adesso io qua non posso più scrivere, cioè scrivo sì, ma non posso più fare niente, vedi? Perché sleep gli dice dormi per 3000 non so cosa. Io sleep 3000. Sì, 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 sì. Era fai CTRL-C e ti ripropone il prompt, quindi da qua adesso puoi riniziare. Ad esempio, non so, dai un comando e ti accorgi un find, ad esempio, cerca il file e ci mette 2 ore. Lo vuoi fermare, fai un CTRL-C e vai a killare quel processo praticamente. Ecco. Sì, il processo attivo in quel momento su quella shell lì. Qui a Shelly. Sono le 11, le ho distrutto. Sono stato un po' troppo. Un po' troppo lungo. Da qua, diciamo, penso che i punti che mi avevi chiesto, a parte il discorso dei pacchetti, più o meno li abbiamo scalfiti. Ok, da lì bisogna approfondire. Il manuale ve lo metto sul link del sito. E niente, vi invito a venire ancora a Lug. Se vi interessa, facciamo altre serate su amministrazione, magari più specifiche, però lì bisogna prendere, ad esempio, non so, i processi, come si lanciano, come si fermano. Come trovarli, dove sono, e poi un altro argomento, non so, i file, non so, i permessi dei file, però li bisogna mettersi lì, argomento per argomento, e approfondirli, e dipende da cosa uno interessa, perché farli così a caso rischiamo di annoiare la gente che non gliene frega niente, e meglio far qualcosa che uno... Se siete interessati a qualcosa, magari organizziamo delle serate specifiche. Ok? Grazie. Ok, grazie a voi.